Salve a tutti amici, sicuramente vi sarà capitato qualche volta di aver trovato uno sfondo bello da mettere come sfondo per il vostro dispositivo Android e notare che Android non riesce a ritagliarlo come voi volete, o meglio, voi magari lo volete, come in questo caso, originale, così come scaricato, e vi costringe a ritagliare una porzione. Vediamo qual è il problema e come risolverlo. Allora, innanzitutto vado in galleria, per esempio, e questo era lo sfondo che volevo. Faccio imposta sfondo, imposta foto come, sfondo, galleria, ed ecco il problema. Vedete, lui me lo ritaglia solamente in questo modo, quindi io non posso allargare ma posso solamente ridurre, ed ecco il risultato. Se faccio così e faccio salva, guardate che cosa succede al mio sfondo. Bruttissimo. Oltretutto non è tanto il primo piano il problema, è che poi così sgrana. Io ho risolto il problema trovando un'applicazione che mi permetta di impostarlo così com'è. L'applicazione si chiama Wallpaper Wizardry, Wizardry. La trovate nel market, c'è la versione gratuita. Questa a me funziona benissimo, visto che c'è anche quella pro, non so adesso i cambiamenti, comunque già quella gratuita funziona benissimo. Quando andate a impostare la foto come sfondo, utilizzate Wallpaper Wizardry anziché lo sfondo, la galleria, ovvero Android o altri di questi qui. Vediamo con Wallpaper Wizardry come risolvere il problema. Vedete, qua c'è la versione pro, io clicco Wallpaper Wizardry. Ed ecco qua, questa è la mia foto, io voglio impostarla, metto modalità rapida, quello che ho provato io, ritaglio esatto, ritaglio per modalità paesaggio, per modalità ritratto, in scala, esatto, scala, distorcio modalità paesaggio, insomma ci sono diversi settaggi da provare, ma io ho provato esatto, che è quello che mi salva esattamente la foto così com'è. Imposta come sfondo, facciamo adesso home. E vedete, problema risolto. Adesso ho la mia foto esattamente così come la volevo. Quindi qualsiasi foto voi scarichiate è possibile sia adattarla in un modo migliore di quello di Android, sia impostarla così com'è. Bisogna vedere nel caso vostro la dimensione del vostro display, la dimensione della foto. Comunque con quel programmino riuscirete sicuramente a gestire meglio la situazione rispetto che ad Android. Un saluto a tutti.